Salve ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi farò una nuova recensione di Come neve al sole, scritto da Elide Fumagalli e illustrato da Elvizia Cavagna, pubblicato da Alba Edizioni. Incominciamo a leggerlo. Buongiorno uccellino, disse il pupazzo di neve. Buongiorno, rispose l'uccellino. Il pupazzo di neve si mise a testa in giù. Uccellino lo guardò con stupore e rispose: perché ti sei messo a testa in giù? Per mantenermi in forma. Dicono che i pupazzi di neve, quando arriva la primavera, perdono la loro forma. Ma non è perché non fanno ginnastica, è perché si sciolgono. Si sciolgono? Vuoi dire che scompaiono un po' alla volta? No, scompaiono. Diventano acqua. Per il pupazzo di neve diventare acqua è come scomparire. Questo libro parla di pupazzo di neve che è stato creato da tre bambini. Pupazzo di neve aveva incontrato il suo amico uccellino, che in realtà era un passero. E appunto stavano dialogando su come restare a vivere, perché l'uccellino restava a vivere dopo l'inverno, ma il pupazzo di neve, come noi sappiamo, no, che si sarebbe sciolto. E allora il pupazzo di neve pensava che, essendo sempre in forma, riusciva a non sciogliersi, perché dicono che chi fa molti esercizi poi sta molto in forma. Ma in realtà forma si intende per sciogliersi, e quindi con i raggi del sole. Allora il pupazzo di neve e l'uccellino dovevano trovare altre strategie. Pensarono a migrare, solo che l'uccellino era un passero e non migrava. Poi come faceva a portarsi il pupazzo di neve? In più gli uccelli migrano verso il caldo, non verso il freddo, quindi è proprio l'opposto. Si sarebbe sciolto, anzi, molto più velocemente. Allora il pupazzo di neve gli venne l'ultima idea. Se lui non avrebbe amato, avrebbe un cuore di ghiaccio e non si sarebbe sciolto. Perché, come un detto, chi non ama un cuore di ghiaccio, il cuore di ghiaccio non si può sciogliere, sia dai sentimenti, sia dai raggi del sole. Però, una cosa che vi voglio far riflettere: che senso ha la vita se non si può amare? Da pupazzo di neve. Se i bambini che l'hanno creato l'hanno sempre amato e lui vive per amargli. Rifletteteci su. Questo libro è molto bello perché ci parla di argomenti delicati come il distacco, la morte, però usando una metafora poetica molto bella, quella della vita di un pupazzo di neve. Ed è anche molto bello il fatto di come Uccellino, che era veramente un suo amico, gli sia rimasto accanto fino all'ultimo minuto, all'ultimo secondo della sua vita, fino a quando non gli è scomparso tutto, anche la bocca, fin quando è diventato una pozza d'acqua. E poi è successo quello che è successo. Ma adesso vi farò vedere un paio di immagini. Queste immagini sono molto leggere, sono fatte soprattutto da bianco, azzurro e marrone, e ci danno proprio un senso di fantasia, ma nello stesso tempo anche di leggerezza, proprio come i fiocchi di neve che cadono. Quindi molto bello. Adesso faccio vedere un'altra. E beh, che dire, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bellissimo like e ciao ciao!